Il focolare ardente. Ah, ecco perché sono guarito. Mi toglie 3 di stress, mi cura tutto. 20% probabilità positivo in questa locanda. Meno 20% probabilità di rapporto negativo. Mi auguro che il rapporto sia positivo, perché ora come ora mi pare che questo è odiato da tutti. E hanno le buone ragioni, eh. Posso confermarvi che hanno delle buone ragioni per odiarlo. Non va d'accordo con nessuno. Maledetto. E tu invece? Lui è simpatico, dai. Piace alla gente. Rapporto negativo 0%. Tu invece? 0%, 0%, 0%. Ma è grazie al focolare ardente, mi sa. E tu invece? Vai d'accordo solo con Dismas. Dismas è proprio il pagliaccio del gruppo. È quello che fa ridere tutti in classe e poi va a casa a piangere. È proprio Dismas. Il carraio. Lo so, dottore. È quello che sto cercando di fare. Ah, ne abbiamo 4. Ah, ok. La tauromachia. Per cambiare, 32 per cambiare percorso. Vabbè, ci teniamo sto percorso. Mi sono dimenticato di cambiarlo, ora ce lo teniamo. Mi dispiace. Allora, colpo... Minchia, 4 di danno minimo e 3 di danno massimo. Assolutamente te. Te ancora devo decidere. Tu invece fai avvelenare più spesso. Fammi riflettere. Questo... 50% di vita guarita, meno 1 di stress e 2 turni di invisibilità. Il fatto è che l'invisibilità non si abbina minimamente con tutte le altre abilità. Ah no, questo sì, ignora schivata quando è invisibile. Si abbina solo con questo, con il resto non troppo bene. Adesso vediamo. Tu invece hai assolutamente bisogno di migliorare la pestilenza, quasi sicuramente. Poi, vapori curativi, 25% di guarigione. Ricostituenti mi dà celerità, quindi girerà sempre primo. Questo mi dà resistenza a tutto. Non è facile decidere, sarò onesto. Non è per niente facile. Ma tu puoi usare le abilità in ogni riga, scusami. Ogni riga. Sì, allora la posso tenere in fondo. Lasciare a lui incisione in quanto precauzione elementare. Non la uso quasi mai. Eh sì, io potrei potenziare l'incisione. Così mi baso sul sanguinamento. E tutto questo mi serve. Tu hai già 2 abilità potenziate. Direi siamo a posto. Questo non sarebbe male. 3 di sanguinamento per 2 turni. Però anche lui 4 di sanguinamento per 2 turni. Aumenta la perforazione e resistenza quando il bersaglio è critico. Alla combo. E no es easy, bro. No es easy. 93% di probabilità di critico. Non lo so. Perché il budget è limitato. Quindi decidere che cosa... Che cosa scegliere è una questione proprio di vita o di morte. È impossibile praticamente scegliere. Perché ogni scelta sembra sbagliata. Perché trai. Rimuove tutto. Ignora. Colpo tracciante. Bersaglio critico. Rimuove schivata. Invisibilità e non può tenere schivata per 2 turni. Ah sì. 2 colpi critici. Questo è carino. Ma mi sa che andrò forse per incisione. 4 di seguito non è male. Facciamo per guarigione in quanto lo uso molto spesso. Se solo mi desse 4 utilizzi, potenziarlo ne varrebbe assolutamente la pena. Però quel 5% di vita, vabbè, potrebbe fare la differenza. Potrebbe Spend fare la differenza. What you can, or wealth no longer has meaning. Non abbiamo molto. Indeed it ever did. Mi dispiace ragazzi, anche oggi muffa. Anche oggi muffa. Robusto, addirittura. Beh, pensavo fosse resistenza ai danni, resistenza alle malattie le dai tua madre. Quella sottana. Il canale. Allora, questa è una regione che spawna raramente, ma ci sono tanti premi sopra. Quindi, se vi compare il canale, vi dovete buttare, sempre. Il canale... Non so quanto sia difficile, ma è una regione gratuita che vi dà un botto di roba. Questo suppongo sia la città dei maiali, quindi tutti resistenti alle malattie, al veleno intendo, quindi al morbo, quindi non mi vale minimamente mettere il mio amico Paracelsus in questa regione. Non sarebbe proficuo. Ma mi chiedo se posso cambiare il team adesso. Diario di viaggio. Vabbè, in ogni caso sceglierò questo, quasi sicuramente. Unexplored. Ma mi chiedo se posso cambiare la gente. Non so come si faccia. Cazzo. Dismas. Possiamo cambiare? Fuori legge? No, a me piace il nome Dismas. Mi piace come.
Mi piace come? 50 resistenza al fuoco. Vabbè, andiamo per questa strada, il canale. Andiamo. Non darmi rapporti negativi. Ok, è andata bene. Andiamo per il canale. Tread carefully and quickly. This is swine country. È qui che dimorano i porci. E ne è arrivato un altro suino. Se posso dire la mia. E la madonna, iniziamo proprio di merda, eh. Ma non mi mostri niente? Non ha una mappa sto canale? La grande. È solo pieno di trappole. Altre ruote? No. Altre ruote, eccole qua. No? Ah! Postazione chirurgica. No, 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 no. Dimmi, dimmi che me ne posso andare. Audrey! Fai la proposta. Ce ne andiamo però tutti e due di stress e 15 di fiamma. Oh, aspetta, 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 aspetta. Lui, restiamo vivi nel mondo dei vivi. E sai che cosa mi... No, dai, stavolta andiamo. Andiamo, no no, affrontiamoli sti maledetti. Però andrà a litigare con tutte e due. Questo è furbo. Tutte e due se ne vogliono andare, ma io voglio affrontarlo. Non rompere con... Barrista. Non rompere. Oia. Salve. Vediamo. Canto tenebroso. Tu credi veramente che riuscirai a fare quel critico? Tu figliolo credi di battere il leggendario Vio Van Kitton sulle idee? Sulla genialità? Ora ti faccio vedere io. Mira attenta. No, aspetta. Oddio, ho rimosso colpo tracciante. Oddio, ho rimosso colpo tracciante, vero? No, allora dove cazzo è? Eccolo qua. Infatti pensavo, dicevo, ora vi faccio vedere. Tu pensi di battere il leggendario Vio Van Kitton sulle sue idee geniali? Va bene, va bene. Sfida accettata. Sfida accettata, maledetto. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Dov'è il critico, cazzo? Maledetto. Mi aspettavo... 8 danni? Mi fa pure ammalare sto maledetto. C'ha l'ebola, cosa c'ha tra i denti sto tizio? Difendimi lui. Ma poi perché la mia gente non è difesa dalla carrucola? Bel colpo. Bel colpo, idiota. Mi è piaciuto. Lo avveleniamo? A chi tocca? A Dismas. E poi ad Audrey. Questo il suo attacco non lo farà. Te lo dico io, te l'ho promesso che non l'avresti fatto. E così sarà. Ride bottana. Questo lo dobbiamo uccidere per primo, mi sa, ragazzi. Perché mi passa le malattie. È un rischio troppo grande. Un rischio troppo grande. Quello delle malattie. Delle malattie venere. Colpisci sto maledetto. Niente attacchi. Te l'ho detto che non ce l'avresti fatta. Bravo, ragazzo. Una zannata mi ha rimosso la difesa. Protezione familiare. Va bene. Proteggilo. Se credi che sia un'idea intelligente, proteggilo. Figliolo mio, chi sono io per impedirti il libero arbitrio sulle tue cagate? Guarda qua. Prossimo turno in ginocchio ti voglio vedere, suino. Adesso, possiamo... Ma onestamente non lo so, guarda. Possiamo... colpire lui. Dai, così ti cura. Giustamente, uno di vita, così non va a un punto di morte. Suino maledetto. Questo dovrebbe penetrare. Ah, ma non ci arriva, ok. Così. Corazza in frantumi. Paracelsus! Mettilo in punto di morte, va? Così il prossimo turno mi crepa sto maledetto. Ciao, bello. È stato un piacere conoscerti. Coso, c'è schivata! Avevi schivata 50%, l'hai visto? No? La prossima volta utilizzalo, maledetto. Qui non serve perché comunque ha 45% resistenza al morbo, quindi avremmo 55% di possibilità di ammorbarlo. Ci credo. Ci ho creduto troppo. Mi sono dimenticato con che gioco ha a che fare. Me ne sono completamente dimenticato. Una piccola dissezione e una fine molto veloce. Ok. Ovviamente invisibile. Mi piaceva questa abilità potenziata perché mi pare rimuovesse pure uno di stress. E non sarebbe per niente male avere un'altra abilità per rimuovere lo stress. Ma non importa. Ma non importa perché tu sei morto. Tu sei morto al prossimo turno. Tu sei morto al prossimo turno. Sei morto, ho detto. Sei morto. Morto. Ciao, bello. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ah, due fasi! Me ne sono accorto adesso.
Forse me ne ero accorto prima, ma lo sono dimenticato. Non mi ricordo. Ci sono due fasi. Non c'è manco la pausa intermedia, maledizione. Colpisci lui. Colpisci lui che è suino. Dobbiamo uccidere lui perché fa critici e gioca sullo stress. No! 75 vita! Tu sei pazzo! 75 di schivata! Tu sei più pazzo di quell'altro! A righteous action. Maledizione! Dobbiamo uccidere il chirurgo! L'hai fatto male! Hai attaccato il tuo amico! Sei stupido? Sì! Tanto era solo per toglierti la schivata, ora arrivo subito da te, tesoro mio. Assaggia il mio veleno. Aia! Non malarti. Ma lo sapevo! Lo sentivo qua dentro! Lo dicevo che si sarebbe ammalato! Tanto era già lento, quindi non è che ci abbiamo perso troppo. Però questo 10% di cecità sarà sicuramente qualcosa da considerare. Difendi Celsus spara. Celsus spara. Difendiamo Celsus spara. Non ho molta scelta. Lebbra 10%, 10%. Ma quando c'è il 90% di qualcosa di positivo. Agony. Altra lebbra. Grazie. Altra lebbra. Abbiamo la doppia lebbra, ragazzi. Abbiamo la doppia lebbra, cazzo. Oh mio Dio, per l'amor di Gesù. Cosa devo fare? Non lo so, il mio cervello è in crisi. Mi gira il cazzo. Diamo a lui questo. Dammi questo, ragazzo. Sparali sui denti un bel colpo critico. 21. Buono, 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 buono. Audrey, se non lo uccidi... Ah, non lo posso colpire però. Cazzaro. Ah no, è un critico. Oh, che culo. Che culo. Diciamo 4 in belle. Barristan, nel primo atto ti adoravo. Adesso ti sto odiando con tutto me stesso. Sarone, stai qui, Barristan. Imbecille. Maledetto. Sai cosa? No, dai, facciamo così. E mica si stacca il contrattacco. Sia mai che io arrivi a 4 contrattacchi, no? Oppure a doppie schivate. Sia mai. Sei ancora imbecille? Vieni qua, bellissimo. Portami qui il tuo culetto. Questo lo curo? Non ancora. Allora soffri ancora un po', maledetto. Facciamolo diventare cieco. E biash. Ma è biash. Tu cosa guadagni? 3 schivata. 3 schivata non è male, ma è meglio diventare invisibile e far avvicinare il suo figlio di Androide. Vieni qua, bellissimo. È ora di assaggiare le mie di sanguisughe. Questa bella sanguisugona. Vedi quanto sangue ti fa ciucciare fuori. Stupendo. Perché sanguino attaccandolo? Perché cacchio sanguino attaccandolo? Non ha senso. What? About it. È tutto contro di me sto gioco. Perché si cura? Perché si cura? Ma cos'è sto tizio? Cos'è? Hai preso la scaletta e tutte le cose buone le dai così a minchia? Quello è il suo vantaggio? Ma cazzo! Avvelenati, stronzo! 90%! Madonna mia, 90! Ti prego! Perché mi odi? Che ti ho fatto? 90! O ti metto io a 90. Vieni qua, bello. Guarda qua. Beghi! Niente critico. Niente critico, Barristanno. Oh. Oh. Attaccarlo ti fa sanguinare. Ma sotto quale logica? Mamma mia, adesso perde 11 di vita ogni 3 secondi. Porca la mannaggia. Sto lanciando troppe mannaggie. Non va per niente bene. Sto un pochino esagerando con le mannaggie oggi. Bongo! The slow suffering begins. A tutto. Devo stunnarlo? Oh. Sarà forse la prima schivata in tutto l'atto. La prima, letteralmente. Questo resiste al sanguinamento? No, no, ma sì! No, ma sì! No, ma sì! Cosa? Ma resiste a tutto sto che è? Io non lo so, sto tizio. Ah, ma
Ammazzalo! Uno di vita, guarda, uno di vita! Già detto che ti odio? Ok, lo uccideremo con... Non ci credo in Barristan io, sarò onesto. Non ci credo minimamente in Barristan. Ok. Sanguinerà prima o guarirà prima? Domanda molto interessante. Ok, fai così, va. Dobbiamo curare lui. Per il futuro della spedizione. Spaccali il culo, sto maledetto. La domanda è, sanguinerà prima o guarirà? È vero, è una cosa seria. Sanguinerà prima o guarirà prima? Non importa. Non è più un mio problema. Sconfiggi il chirurgo, ma la sanità ci è sbloccato. Per che cosa? Rimuove tutti i tratti negativi, ma perde il 10% di salute massima. E lui ne ha proprio tanti di tratti negativi. Questo? Grembiule indelebile, blindatura. Se ho tutti gli status alterati, curo 2 di vita. Fine del turno. Mio Dio. Con oggetto ricostituente in uso. 25. Ma è stupendo sto oggetto, ma ne è assolutamente valsa la pena. Estornamento indelebile, assolutamente tanta roba, assolutamente tanta roba. Lo darò, logicamente parlando, mi sembra ovvio che se lo prende il nostro amico Paracelsus, in quanto lui ha bisogno di curare un po' di più, no? Così curerà il 70% di salute in più. Però questo vale su tutti gli alleati, no? Solo su di lui. Il grembiule spaventoso, ovviamente. È perché gli altri sono in prima linea, sangue non ne crepano sempre, però ci sta che rimuova tutto, questa è tanta roba. Su Barristan ci starebbe, però. Perché qualcuno non si è mangiato la muffa? Maledizione. Vabbè, riprendiamo l'avventura. Ah, destra o sinistra? Il grande quesito. So che mi pentirò, ma credo che comunque anche l'altra non sarebbe andata meglio. Ah, dei malatici, dai, nulla che non possiamo gestire, su. Mi piace. 17 di guarigione, madonna mia. Il grembiule è stupendo, raga. Curo il mondo. Sui denti. Raga, ma perché le mie blindature fan cagare? È una domanda... Smetto di parlare, che è meglio. Va bellissimo. Assaggia la mia sling. Speriamo di porvi fine celeremente. In fretta ti faceva schifo? Non parlare come lì, come cavolo si chiama, Manzoni, Che non tutti sono dei geni qua. Me soprattutto. Me soprattutto riconosco i miei limiti, diciamo così. Il fatto è che... Sì, dai. Mamma mia, un bel colpo critico. Ci sta che con la combo... Con la combo il tizio ha tipo critico aggiunto su ogni cosa. È una cosa stupenda. Schiaccialo tutto. Curameli tutti. Ah! Bello curare 12 di vita. Avvelenato? Stranamente no. Beh, speriamo che agisca per ultimo. Per ultimissimo. Ma questo dice per ultimo quasi sempre. Cioè letteralmente ginocchia deboli, alla lebbra, è cieco. Di tutto e di più. Pover uomo. Non poteva vedere episodi peggiori. Wow. Sono ricco. 4 ninnoli, 2 ninnoli e 4 cagate. Che bello. Quando sei a terra ci pensa la vita a colpire, Ma perché ti devi lamentare? Franco! Ma io ti voglio bene. Non puoi mettermi i sottotitoli sopra, non riesco a leggere. Lo studio dell'accademico. Cosa fa lo studio dell'accademico? Allora, mi dà un tratto positivo e un tratto chissà. Lui? Ah, solo due possono parlare. Gli altri due non sono per niente interessati. Questo mi dà un cimelio del cibo e un tratto chissà.
Mi piace il cimelio. E poi... sì, dai, cimelio. Appostatrice. Ah, stavo guardando. Cosa? Niente? Applica con colpo critico 20% di uccisione istantanea. Inefficace contro il boss. Figurati. Oggetto della locanda. 30 salute fino alla prossima locanda. Minchia, questo è da usare proprio sul boss finale per libatezza in scatola. E resiste praticamente a tutto fino alla prossima locanda. Questo per il boss finale. Questo ce lo teniamo. Allora, il coltello per il delitto. Ovviamente se lo prende il nostro amico Dismas. Sarebbe bello se mi desse colpo critico oppure un po' di danno in più. Però questo... no, rallenta. Stavo per fare una cagata gigantesca. Lei, signorina. Resiste allo stun, però muore. Mi piace. Non ho altri cimeli. Madonna mia, ragazzi. Ok che non ho fatto tante lotte. Finissimo d'accordo, però voglio dire. Poi... no, ma cosa non ho fatto tante lotte? Ho combattuto il mondo. Aspetta un attimo. E non ho mezzo cimelio? Allora, Quando mai? Quante leghe alla prossima locanda? Ah, 21. E anche perché mi sembra abbastanza intelligente. Ah, ma questo lo posso dare a lui. Così è 50% di resistenza alle fiamme. Quindi ogni quel 5% di piromania resiste. Quando il colpo va a segno, 2 di fiamme. 5%. Ma vaffanculo. Ma 2 di fiamme al nemico lo devi dare. Perché a me? Gioco con il fuoco. Almeno a tutti e due per essere pari. Perché ci devo rimettere io? Cosa? Il Dedalo. Cos'è? La città dei maialozzi? La città dei maialozzi! Questo se ne vuole andare. Questo non se ne vuole andare. Questo vuole combattere. Ma perché devi rompere i coglioni? Tu devi sempre rompere le palle. Stai litigando con tutti. È la gallina del gruppo questa. Guarda, odiata da tutti. Forte antipatia. Questo proprio non la caga. Mio Dio. Devi litigare sempre con tutti tu. Non ho il coraggio di far parlare lui. Facciamo parlare Dismas. Perdiamo dei ninnoli. Ne vale la pena. Perché ho guadagnato loading? Non c'era scritto nel contratto. Andiamo a sinistra. Ci rimetto le ruote, lo sapevo. Wheels is you, coach limping. Be prudent. Mancano 8 leghe, dai, ci siamo quasi. Ma ho perso tutti i ninnoli, quindi non so se riuscirò. Un altro dedalo! Quanti dedali ci sono in questo posto? Porci! Ok, ora con Audrey litighiamo. Audrey odia solo lui. Tutti informazione. Tu te ne vuoi andare? No, Audrey, mi dispiace, ma si combatte oggi. Oggi si combatte, voglio vedere i porcelloni. Com'è empatia? Pietà massima. Ma che vuoi? Ma non rompere. 15. Questo è suino. No. Allora, qua, nel vecchio gioco credo sia lo stesso. Questo va eliminato per primo, credetemi. Questo fa dei danni assurdi a tutti. This is no time to falter. Una barzelletta. Oh! Si è ammalata? Si è ammalata o ha resistito? Non ho capito. Non ho capito se si è ammalata o no. Sembrerebbe di no. Ho visto qualcosa comparire. Mi sa che si è ammalata sta tizia. Dov'è? Dov'è che si vede? Me lo sono dimenticato. Atti negativi. Come si vedeva se fosse ammalato? Tensione, irritazione. E così, eliminiamo il porcellone. Madonna mia. Non avrei dovuto affrontare il Dedalo, ragazzi miei. Oink. Resistono al veleno questi, vero? Figure. Maledetti maialozzi. Dodo! Allora, mi sa che ci tocca curare lei. Maledizione, mi sa che ci tocca difendere lei. Ma mi sa che bullizzeranno Paracelsus adesso. Vabbè, Paracelsus sono disposto a farle beccare qualche schiaffo. Non è la fine del mondo. Facciamo il porcio. Fiera. Ah, ecco cos'è fiera. Ah, la bestia. Ah, dai. Sì. Bravo ragazzo. Con Dismas non ti ci devi mettere. Aia, con lei sì. Perché avanzi? Ne vuoi ancora? Non ho capito come funziona. Ne vuole ancora, apparentemente. Questo lo posso usare sui 3, colpo tracciante. Facciamo così, colpo tracciante, così diamo critico. Mi piace.
Così lei con lanciacoltelli lo becca proprio sui denti. Intelligentissima sta cosa. Dritto sui denti, accoltellamento le... Hanno dei danni assurdi, sti tizio. Hanno dei danni assurdi. Ma è sta roba? È pazzesco. Non l'hai neanche ucciso! Che cazzo ti ho fatto fare il critico a fare? E non l'hai ucciso. Allora, non lo so. Avanza. Ora come ora dobbiamo avanzare. Ma contro chi? Avanza contro il cadavere. È qualcosa, ma... È qualcosa di utile. Vuoi vedere che lui agirà adesso? Ora tocca a lui. Figurati. Coglione. Non te l'aspettavi, eh? Se fosse così ben parato. Sai cosa? Possiamo curarti distruggendo quella tomba. Ascoltate qua la genialità. Poi tu mi fai un dissanguamento mortale su questo. E poi lui fa la sua cagata. Sì. Bravo. Ci vogliamo tutti bene, eh. Fai questo. E fai dei vapori ricostituenti su di lui. E tu mi fai un po' di stressamento rimossumus. A simple kindness. Fortissimo. Ok, ma simple kindness come minimo mi dovrebbe dare un pochino di versatilità, di amicizia, un po' di amore. No, ti attacchi al cazzo, torna indietro, non rompere le palle. Torna indietro, non rompere i coglioni. Tu sanguina. The enemy weakens and wanes. Resiste, non ci arrivo. Fai così, colpo tracciante. Ma tocca a lui. Non posso ucciderlo, quel bastardo. Fai così, adesso lo violentiamo per me. Vai, mi piace. Complimenti, campione. Continua così, fermezza, va avanti. Questo non è male, perché gli dà 3 scudi e non può essere spostato minimamente. Facciamo che tu ti curi ancora di più. E poi il prossimo turno possiamo curare Dismas con la sua ampolla. Curati ancora di più, visto che ci sei. Poi, curami il mio Dismasino. Non poteva andare meglio sta lotta. Mi piace. Lo posso attaccare questo? Lo posso attaccare. Anche se è invisibile perché c'ha critico. Coglione! Messi. Geniale. Cosa Messi? Tu sei confuso. Io ho fatto un bellissimo combattimento. Siamo usciti vincenti. Nessuno ci ha rimesso niente. Si vogliono tutti più bene di prima. Ma io non lo so. Non lo so io. Ragazzi, non darmi un'altra imboscata, che se no guarda. Tiro una testata, vado a dormire. Mi sono appena svegliato, ma torno subito a dormire. Ce la posso fare. I miei mahoni sono così, i miei mahoni. Non ce la fanno più.